I precari sono sempre al centro della nostra attenzione, come tutto il personale che lavora nelle istituzioni scolastiche. Abbiamo cercato di trovare veramente la soluzione per la copertura economica, perché ogni passaggio, ogni cambio che si fa a livello contrattuale è necessaria una copertura finanziaria. Abbiamo lavorato per questo, siamo riusciti a dare la copertura ai 3 giorni di permesso retribuito al personale docente, ma l'interesse è stato darlo a tutti. Di conseguenza si è lavorato per poter dare anche al personale ATA precario i 3 giorni di permesso retribuito. Lavoreremo ancora per migliorare la loro posizione, saremo attenti a quello che sarà l'incontro che avremo per i precari per sciogliere per quanto sarà possibile il nodo dei vincoli. Noi siamo consapevoli che bisogna lavorare tanto, purtroppo è una legge e la stiamo smontando con molta attenzione, con interventi programmati con il Ministero. Lavoreremo su tutte le problematiche del personale ATA e del personale docente e soprattutto per tutti coloro che si trovano in difficoltà. Le difficoltà potrebbero essere per il precariato, difficoltà perché si trovano lontani coloro che hanno avuto l'immissione in ruolo, il tempo indeterminato, lontani dai propri territori di appartenenza.